Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Allora, registro dalla cucina con la luce artificiale, quindi questo video non sarà uno dei migliori. Vi volevo far vedere i prodotti finiti per quanto riguarda il beauty. Probabilmente quando vi caricherò questo video, quando vedete questo video, io non sarò più in questa casa, ma sarò dai miei genitori perché la Toscana diventa zona rossa, quindi di nuovo lockdown e io non starò in questa casa da sola in lockdown, ma andrò dai miei genitori per varie questioni. La prima economica, perché non lavorando, se no poi non so più come fare la spesa, i miei genitori non possono venire a portarmi soldi, quindi mi tolgo di mezzo tutte le cose vuote in modo da buttare via, lasciare questa casa ordinata. Allora, parto velocissima con il bagno doccia alla rosa di Bottega Verde. Questo prodotto non lo fanno più così, comunque non mi è piaciuto granché perché la profumazione di rosa era veramente una rosa un po' di vecchio, cassetti della nonna, ecco, quindi l'ho utilizzato per lavarmi i piedi. Altro gel doccia, e di quasi tutti i prodotti troverete giù nell'info box la recensione sul mio blog, potete trovare i prezzi, dove acquistare i prodotti, inci, eccetera. Allora, poi il bagno schiuma di Balea, questo qua è quello ai sali del Mar Morto, mi è piaciuto molto, una profumazione deliziosa, un buon prodotto, lava molto bene, non secca la pelle. Fa molta schiuma, buono, costa pochissimo. Tra l'altro in questo video, per questioni di praticità, non vedrete i close up delle immagini. Mi scuso, però a questo giro è così perché sono un po' di fretta. Poi ho terminato l'acqua dermoprotettiva leggera della linea Avena e Calendula Le Driadi, acquistata a Tivosa, non mi è piaciuto, intanto perché andava a creare schiuma. Appiccicava un po' la pelle e quando poi andavo a mettere sopra le creme viso mi facevano tanto scia bianca per via di questo prodotto. Inoltre nella zona intorno alla bocca a volte mi irritava, nonostante sia un prodotto comunque lenitivo, non mi è piaciuto, quindi mi dispiace, ma no. Ho terminato poi questo sapone liquido della linea Avena di CN Nature, mi è piaciuto, è un buon prodotto, delicato, lava bene la pelle, non la secca, non mi è piaciuta però la profumazione che sta di colla coccoina, so che piace, è una profumazione che piace praticamente a tutti, un po' tipo la cannella, ma che io ovviamente odio, sa di mandorle, non, insomma la profumazione è bocciatissima, il prodotto invece è molto molto buono. Poi ho terminato questo prodotto di L'Oreal Techni Art ed è uno spray volume. Di questo vi ho fatto tantissimo tempo fa un video proprio dedicato a questo spray, ve lo lascio tra le schede e giù nell'info box. È un ottimo prodotto che va a volumizzare tantissimo i capelli, nonostante i miei capelli sono super lisci, fini e privi di volume. Con questo io è stato veramente l'unico prodotto che mi dava veramente volume. Buonissimo, è la seconda confezione che utilizzo e ve lo straconsiglio. Ho terminato poi dei prodotti di Balea. Allora, il primo è questo qua per i pediluvi con il 15% di urea, mi è piaciuto molto, la profumazione è veramente molto buona, fa anche una leggera schiumettina e i piedi effettivamente risultavano essere più, più nutriti. Veramente molto molto valido, costa pochissimo, ve lo straconsiglio, buono. Poi ho terminato anche dei prodotti che erano nel calendario dell'avvento di Balea e di Alverde, vi lascio i link di quei due video spacchettamento dei calendari tra le schede e nell'info box. Allora, parto con due prodotti di Balea. I primi sono questi sali da bagno che ho utilizzato per i pediluvi, buoni, molto profumati, profumazione dolcina, tipo di vaniglia, comunque mi sono piaciuti, sono veramente, li utilizzavo un po' tipo coccola. E poi ho utilizzato anche il peeling per i piedi, sempre trovato nel calendario dell'avvento di Balea, questo però devo dire che non mi è piaciuto perché era un po' troppo blando e l'effetto peeling non l'andavo poi a sentire più di tanto. Invece, trovato nel calendario dell'avvento di Alverde, ho terminato questi sali da bagno, che anche qua utilizzati per i pediluvi. Buonissima profumazione di succo di arancia, veramente molto buono. Mi è piaciuta più la profumazione di questo qua di Alverde rispetto a questo qua di Balea. Però come
effetto tipo rilassante, li ho trovati praticamente identici. Ho terminato poi questo peeling doccia esfoliante al profumo di mango, sempre di Balea, che però non mi ha fatto impazzire la profumazione perché è veramente dolcissima, troppo troppo dolce. Come peeling per il corpo, come scrub per il corpo, mi è piaciuto, ma la profumazione per quanto mi riguarda era insopportabile. Poi ho terminato questi patch per le labbra, sempre di Balea, erano quelli. Vediamo, all'ametista, buonissimo profumo, patch molto imbevuto, aderente e fresco sulla pelle, e lascia le labbra leggermente idratate, ma niente di che, quindi alla fine un prodotto che non andrei a ricomprare. Ed infine un unico campioncino che è uno shampoo delicato, gocce d'acqua di Phytophilos, che però non mi ha detto niente, quindi non è un prodotto che andrei ad acquistare. Bene, questi sono stati in gran velocità i prodotti che ho terminato in questo periodo. Fatemi sapere che cosa avete terminato voi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!